Live streaming is on. Ok, allora intanto buonasera a tutti, grazie a tutti quelli che sono venuti, finalmente ci vediamo dal vivo dopo due anni un pochettino pesanti per tutti quanti, riprendiamo, speriamo che sia la volta definitiva, riprendiamo con questo corso che è una, senza nessuna pretesa, una brevissima storia della fantascienza letterata. Quindi brevissima, perché la fantascienza è un genere sterminato e noi lo dobbiamo ridurre in quattro incontri, quindi sicuramente tante cose ne metteremo, tante cose non le potrò dire o non le so io, quindi vi dovrete accontentare. Per cominciare io ho preparato per tutti voi, se qua qualcuno volenteroso fa girare, dovrebbe essere una copia per ognuno, no, è una succinta bibliografia di fantascienza. Quello che io ritengo veramente il minimo necessario, ci sono milioni di opere di fantascienza, quello che io ritengo il minimo necessario per conoscere questo genere letterario così, così importante. Diciamo? Ci sono problemi? Ok. Allora, la parola fantascienza, per quanto possa sembrare strano, è una parola molto recente, è entrata da pochissimo nella lingua italiana. Precisamente è entrata nella lingua italiana nel 1952, perché il Giorgio Monicelli, che è un curatore, antologico, scrittore italiano, il fratello di Mario Monicelli, il regista, nel lanciare una nuova collana letteraria di allora, di Mondadori, che si chiamava Urania, che poi ha avuto grandissima fortuna, è stata forse la collana di fantascienza più famosa italiana, tradusse in italiano una parola inglese che era science fiction. Science. E la tradusse meglio, secondo me, perché fiction in inglese vuol dire finzione. In italiano invece abbiamo fantascienza. Allora, scienza sappiamo che viene dal latino, dal verbo scire, sapere. Fanta, fantasia, per esempio, viene dal greco, dal verbo phaino, che vuol dire mostrarsi, manifestarsi, rendersi visibile. Per intenderci la stessa radice di fantasma, di fantasmagorico, e quindi anche di fantasia e di fantasma. Il termine italiano è più completo perché unisce forse le cose più belle dell'uomo, la scienza, il sapere e la fantasia. È l'unica, come dire, corrente tra genere letterario che unisce le cose più belle che può creare, a cui può dar vita l'umanità. Tutto quello che sai e tutto quello che riesci a immaginare. Perché il termine è nuovo? Perché arriviamo, comunque, noi lo vedremo già dal primo incontro, per parlare propriamente di fantascienza dobbiamo arrivare a tempi molto vicini ai nostri. Per due motivi. Intanto perché mancava la scienza nell'antichità. E noi andiamo a vedere, i filosofi greci li definivano amici della sapienza e riuscivano a essere contemporaneamente filosofi, medici, astronomi, matematici. Perché? Perché il libro di biochimica di mio padre era 200 pagine, io ce l'ho ancora conservato nella libreria, il mio libro di biochimica era 2600 pagine, perché il sapere aumenta, c'è un momento in cui non si può sapere più tutto, c'è un'esplosione a un certo punto della scienza, ma questo avviene molto tardi nella storia dell'umanità. Quindi vedremo, soprattutto all'inizio, gli autori per esempio di cui parleremo oggi, sono molto fanta e molto poco scientifici, perché la scienza non c'è. Ma c'è un'altra cosa ancora più importante, credo, rispetto a questa, che fa comparire in ritardo questo genere letterario. Il concetto stesso, l'idea stessa di futuro. L'idea di un futuro nell'umanità è un'idea molto, molto tarda, che esce fuori tardi. Perché? Perché intanto assistiamo nella storia a società che erano molto più statiche delle nostre. Fino alla rivoluzione industriale, chi nasceva contadino aveva ottime possibilità di morire contadini.
chi nasceva barone moriva barone, ma non diventava imperatore lui e il contadino non diventava barone. Cioè abbiamo per tanto tempo nella storia dell'umanità delle società che sono ingessate, che non hanno non solo ascensori sociali, quindi verticali, io posso cambiare la mia condizione, no, io non la posso cambiare, ma soprattutto erano ingessate anche nella linea orizzontale, i trasporti erano più lenti, no? Vedremo quando arriviamo al periodo dei primi maestri della fantascienza, rincontreremo un'opera bellissima di Jules Verne, uno dei padri della fantascienza, che è Il giro del mondo in 80 giorni, che allora sembrava una cosa eccezionale, ma siamo già dopo la rivoluzione industriale. Nel tempo romano, nel Medioevo, in 80 giorni si andava bene, si andava da Roma ad Atene e solo se c'era bel tempo di mare, cioè nelle stagioni in cui si poteva navigare. D'inverno ci sarebbero voluti 6 mesi, 8 mesi. E allora vedete che manca nella società antica il concetto di futuro, perché non ci sono neanche gli orologi, ci sono le clessidre. Il concetto di futuro è al massimo domani, dopodomani. L'aspettativa di vita è anche molto più bassa delle persone. Quindi un genere letterario che per definizione proiettato al futuro non può avvenire prima della comparsa della luce industriale, quindi della macchina a vapore, dell'elettricità, del telegrafo, tutte le cose che velocizzano la vita umana, ma danno anche la possibilità di modificare la propria condizione. Il contadino del Sussex può decidere di andare a fare l'operaio a Londra, cambia la sua condizione sociale, può decidere di diventare bottegaio. Tanto è vero, cambia così tanto la cosa che nello stesso tempo, nella stessa città, due signori che si chiamano Engel e Marx teorizzano anche la verticalità non solo per i singoli individui ma per le classi sociali. Dicono addirittura che la classe dei lavoratori può diventare la classe più importante di una società. Questo prima della rivoluzione industriale era una cosa inconcepibile. Non c'erano nemmeno le nazioni, i cittadini non erano sudditi di una nazione, erano sudditi di un barone, di un re, di un principe. Il loro concetto temporale non prevedeva il futuro, perché il domani sarebbe stato uguale a quello di oggi. E se c'erano guerre o pestilenze o altre disgrazie, probabilmente sarebbe stato forse peggio di oggi. Ma perché è importante questo concetto di futuro? Guardate questa foto. Chiaramente una ricostruzione, non è un animale esistente. Questa specie di topo schifoso, ispido e peloso, che ha un nome, ha avuto un programma, si chiama Megardostrodon. Ora, torniamo per un attimo con la fantasia a 600-800 milioni di anni fa. La Terra era dominata dai grandi rettili, non solo dai dinosauri, che sono con una parte, tutti i grandi rettili. L'unico mammifero presente era questo sorcio schifoso, che è l'antenato di tutti noi. Tuo anche, no, non è. Poi ci siamo, esteticamente ci siamo differenziati, Lidia, abbi pazienza. Per carità, non sto dicendo che è una donna bellissima, non ti paragona a questo sorcio, però è anche tuo. Allora, pensiamo, se voi foste capitati, fosse stati dei viaggiatori dello spazio che capitavate sulla Terra 800 milioni di anni fa, quanto ci avete scommesso una lira su questo qua, paragonato al tirannosauro, al velociraptor, no? Non ci avete scommesso niente? Una specie di criceto, sì, un criceto piccolo. È perché non c'era spazio per grandi animali, i dinosauri dominavano l'ambiente, qualunque catena alimentare, sia quella erbivora che quella carnivora, l'unica era nascondersi. Questo era una specie di criceto rudimentale. Ma qua dentro, in questo qui, ci sono Einstein, la Divina Commedia, Raffaello, Michelangelo, Beethoven, Mozart.
Lo vedete perché è importante la consapevolezza, la manipolazione del concetto di futuro? Perché il futuro è la scienza delle possibilità. Non è una cosa da poco. La letteratura e l'uomo se ne accorgono molto tardi, perché fino al momento che abbiamo detto non c'erano grandi possibilità di cambiare il proprio destino. Ma chiunque di noi ha la possibilità di cambiare il proprio destino. Non abbiamo la possibilità di cambiare il passato. Ed è così radicato ancora questo concetto di tardiva acquisizione del futuro, che se ci fate caso, il 99% delle opere letterarie sono scritte al passato. Giovanni diede un bacio a Maria, uscì di casa e andò a comprare il pane. Perché? Perché per tantissimo tempo la letteratura è stata ambientata o nel presente o nel passato rispetto al tempo del lettore. Eppure, essendo un'opera, diciamo, di fantasia il più delle volte, dovrebbe essere scritta al futuro, ma noi troveremmo, come dire, quasi stridente un romanzo che dice Giovanni andrà a comprare il pane. Perché? Perché il futuro è un'eventualità che deve ancora avvenire. Questo guadagno, diciamo, di questo concetto è tardivo ed è solo dalle rivoluzioni industriali in poi. Nel periodo invece più, come dire, antico, questo lo possiamo levare in via tranquilla, nel periodo invece antico, quello che oggi di cui ci occuperemo, abbiamo due tipi di autori che non sono propriamente fantascientifici, la fantascienza, ripeto, ancora da venire, i fantastici e gli allegorici. I fantastici sono quegli autori che usano, che inventano un mondo di fantasia, un viaggio di fantasia, ma con scopi che più delle volte sono ironici, cioè sono il ridere ad altre forme letterarie, volevo essere, non so, l'epica del viaggio, l'epica dell'Odissea. E poi ci sono invece gli allegorici. Gli allegorici sono autori serissimi nella loro produzione letteraria, che inventano dei mondi di fantasia perché siano da supporto alle loro tesi filosofiche, politiche o scientifiche. Il primo di tutti è questo signore, andiamo a... No, non ce l'abbiamo perché non c'è di fatto, è talmente antico che non ce l'abbiamo un'immagine, non ho trovato un'immagine che fosse credibile. È un signore che si chiama Luciano da Samosata e che nasce nel 120 dopo Cristo. È un buon cittadino romano che fa anche una discreta carriera politica, ma pur essendo siro, originario della Siria, scrive la maggior parte delle sue opere in greco classico, in greco antico. Scrive opere anche importanti, tra parentesi, è, diciamo, il nonno della maratona olimpica. Perché? Perché lui a inventarsi la storia del soldato Filippide che fa di corsa, dopo vinta la battaglia di Maratona, si fa tutti questi chilometri fino ad Atene, grida Nike, Nike, vittoria, vittoria, e crolla morto. Se lo inventa lui, perché non c'è nessun altro storico greco che racconta questa cosa. Quindi è dubbio che sia avvenuta veramente questa cosa. Però a distanza di molti secoli, poi il barone di Coubertin si ricorda di questo racconto e nella prima Olimpiade che si svolge in Grecia nel 1896 introduce la gara della maratona proprio in memoria del ricordo di Luciano di Samosata, che scrive un'opera molto divertente perché c'è anche nella bibliografia, perché la ritengo la prima opera veramente di fantasia della storia umana, che si chiama Alete Diegenata, storie vere, e chiarisce, e sono così vere queste storie, che lui chiarisce dalla prima parola che non c'è niente di buono, che non c'è proprio niente da prendere, diciamo, di buono, e lo chiarisce in un altro modo, secondo me, nella premessa dice queste parole: come gli atleti si preoccupano non soltanto di mantenersi in forma e di allenarsi, ma anche di concedersi al momento opportuno un po' di riposo, ugualmente anche chi è impegnato in un intenso sforzo intellettuale ha bisogno di riposare la mente.
dopo una prolungata lettura di libri seri, in modo da renderla più pronta e vivace in vista delle successive fatiche. Cioè dire, questa è un'opera di intrattenimento, è una cosa di divertimento, per rilassarsi un po', non la prendete sul serio, perché non c'è niente di serio. Però è la prima opera della storia dell'umanità, della letteratura umana, in cui viene raccontato un viaggio sulla Luna. E viene raccontato, ripeto, nel secondo secolo d.C., ne mancano ancora parecchi a quell'allunaggio del 1969. Io vorrei fare un bando e arrivare proprio invece al 1969, perché è stata, credo, uno degli spartiacque del pensiero scientifico e non solo scientifico umano. La prima volta in cui l'uomo ha messo piede su un altro corpo celeste, e vorrei ricordarlo con le parole di due grandi autori italiani, Giuseppe Ungaretti e di Nino Buzzati. Giuseppe Ungaretti, la notte dell'allunaggio del 1969, scrive queste parole: questa è una notte diversa da ogni altra notte del mondo. Che cosa hanno fatto veramente questi uomini? Si può dire che hanno usato violenza alla natura, ribellandosi alla legge che li teneva legati a terra. Ma si può dire allo stesso tempo che hanno saputo trovare altre leggi nascoste in un più lontano segreto della natura e hanno saputo sfruttarle con la loro intelligenza per appagare il loro bisogno di conoscere. Ogni uomo ha desiderato da sempre conquistare la Luna. Bastirà rileggere le pagine più antiche di ogni cultura, Luciano Samosa, per trovare questo richiamo terreno. Oggi è stato raggiunto l'irraggiungibile, ma la fantasia non si fermerà. La fantasia ha sempre preceduto la storia come una splendente avanguardia. Continuerà a precedere. Gli uomini continueranno a vedere la Luna così come appare dalla Terra, anche se la sua conoscenza fisica e scientifica potrà essere approfondita o modificata. Ma per gli effetti ottici che ha sulla Terra, la Luna rimarrà sempre per i poeti, penso anche per l'uomo qualunque, la stessa Luna. Questo è un commento bellissimo che fa Ungaretti. Buzzati invece fa un commento molto più drammatico, molto più triste, in quanto scrive, rivolgendosi alla Luna: fuggi dalla tua orbita, salvati dalla colonizzazione di noi uomini, rimani l'astro che abbiamo sempre sognato. Cioè, in qualche maniera, privilegia la Luna ideale alla Luna reale. No? Quello di Ungaretti è un commento, secondo me, molto più saggio, molto più realistico. Quello di Buzzati è più in linea anche con quella che è la letteratura di Buzzati, una letteratura comunque immaginifica, di paraverità, insomma, in qualche modo. E torniamo, perché quindi è importante, diciamo, perché la Luna è stata il punto di riferimento dell'umanità per tanto tempo. Consideriamo che, per esempio, prima di avere un calendario solare, per tanto tempo l'umanità aveva un calendario lunare che infatti sballava, non era molto preciso, ed è il motivo per cui le religioni rivelate hanno la Pasqua e il Ramadan che cambia ogni anno, perché si basa appunto su un calendario lunare che non è preciso come quello solare. Allora, la storia vera di Luciano immagina, quindi è una parodia per esempio dell'Odissea, no? Immagina con 50 compagni di imbarcarsi sulla nave e di andare al di là delle colonne d'Ercole. Le colonne d'Ercole sono il non plus ultra del mondo greco, non si sa che cosa ci sia fuori, cosa ci sia dietro, oltre, dopo, un altro mondo come questo, chissà, un altro mare, non si sa. Ci sono tanti racconti, tante leggende che ipotizzano, ma non c'è. Probabilmente adesso sappiamo qualcuno di voi che i Fenici, che erano grandi navigatori, siano riusciti a oltrepassarle e anche probabilmente a stabilire anche dei punti di colonizzazione in quello che adesso è la Mauritania, insomma il Nord Africa Atlantico, ma non ci hanno lasciato poemi o prove scritte, quindi non possiamo esserne. Lui parte con questa nave e a un certo punto invece, il più bello, una tromba d'aria, un'enorme tempesta, lo trasporta sulla nave, dove ha modo di vedere che la Luna è abitata, che sulla Luna c'è addirittura un re che si chiama Endimione, che è in guerra contro Fetonte, il re del Sole. Sono in guerra, come vedete la guerra è un tema che appassiona l'umanità in un momento,
sono in guerra per il possesso di Vespero, di Venere, la stella del mattino. È una guerra ironica, come ironica tutta l'opera, perché è una guerra, i soldati, per esempio, di Endimione, sono i caulomiceti, sono dei guerrieri che hanno dei funghi come scudi e degli asparagi come lance. Quindi è tutta un'irrigione dell'etica greca, un po' come il Don Quixote è un'irrigione della chanson de geste francese e latina. Questo è un'irrigione di tutti questi viaggi con questi mostri, con queste streghe, con questi giganti. È un'opera piccolina e divertente. Non ci sono altre opere di questo tenore fino a un po', perché nel frattempo che succede? Cade l'impero romano, cioè il Medioevo, insomma le preoccupazioni sono altre, e soprattutto l'intera Europa viene dominata almeno fino al 300 dal dibattito teologico. La vera disciplina scientifica europea fino al 600 è la religione. Non ci sono altri argomenti di discussione. C'è qualche filosofo che volta sua si occupa di altro, Guglielmo da Ockham, Giovanni Scoto, Marsilio, ma sono episodici. Tutto l'argomento è preso dalla religione, nonché dalla lotta continua e infinita tra l'impero e il papato. Per cui tante trasgressioni in letteratura non sarebbero neanche perdonate. C'è certamente un libro di grande fantasy, che noi però di cui non ci occuperemo, perché se no il corto non durerebbe 4 giorni, ma durerebbe 4 anni, che è La mia me. Io non l'ho inserito, intanto per la lunghezza, intanto per la complessità, che ripeto, meriterebbe forse un corso a parte e molto più lungo, ma perché c'è un motivo di base. È vero che la componente immaginativa nella mia commedia è enorme, ma non è farina del sacco di latte. E cosmogonia aristotelica, cioè quella struttura dei cerchi, del paradiso, dell'inferno, del purgatorio fatto in un modo, non se li inventa Dante, vengono dalla filosofia preesistente, adattata chiaramente alla dottrina cristiana. Quindi non è l'elemento predominante, mentre nella storia vera di Luciano sappiamo che la fantasy, l'invenzione, il fantastico per sbalordire, sono una componente fondamentale dell'opera. Nella Divina Commedia la componente fondamentale dell'opera sono gli scazzi politici di Dante con i fiorentini, perché poi ci mette tutti i suoi avversari, tutti i suoi amici, tutti e li classifica nei vari gironi, fra buoni e cattivi. Quindi la Divina Commedia non è un'opera fantastica, è un'opera politica su un substrato cosmogonico cristiano. Non c'è l'invenzione dell'autore. È bravissimo l'autore nella lingua, nell'esprimere i sentimenti, eccetera, ma il quadro, il panorama che c'è intorno non è in vetrina. E invece, superato il Medioevo, esce fuori un'opera molto carina, che è in lingua inglese, che sono i viaggi di John Manville, che è scritta, in realtà non è scritta in lingua inglese, ma è scritta in una specie di anglo-francese, perché ricordiamoci che quello è un periodo in cui l'Inghilterra è Francia, la Francia è Inghilterra, un po' se la giocano, no? Ed è anche qui un'opera di viaggio fantastico, isole assolutamente con nomi di fantasia, che si svolge in un oceano che dovrebbe essere anche lì al di fuori delle colonne d'Ercole. Siamo ancora nel 1300, quindi le conoscenze geografiche sono molto relative, ricordiamo. Quindi l'Italia, no, gli oceani, eccetera, cosa più via, poi il Regno, e ancora tutto. È un'opera anche questa di assoluta fantasia, però venne presa sul serio, così sul serio che la prese come argomento di studio un signore che si chiamava Cristoforo Colombo. Quindi pensate a questo, però non è letteralmente, non è granché, è solo come dire uno stesso. Qualche tempo dopo ritorniamo sulla luna e ci ritorniamo con uno degli scrittori più strani, più bizzarri, più come dire, più assurdi che la letteratura ricorda, che è Hercule Savinien Cyrano de Bergerac, così assurdo che è diventato lui a sua volta un personaggio letterario, perché poi alla fine dell'Ottocento Edmond Rostand ci fa
un'opera teatrale su questo Cyrano, questo Cyrano col naso lungo che è innamorato di Rossana e che non si nasconde nell'ombra a cantare i suoi versi perché è troppo brutto. È un'opera assolutamente di fantasia, non ha molto a che vedere, a parte il naso che, come vedete, era abbastanza pronunciato, quello che oggi si chiamerebbe un naso importante, allora non c'era la chirurgia plastica purtroppo per lui, ma è un signore che fa una vita completamente diversa da quella che è nell'opera di Rossana. È un soldato, è uno che si arruola giovanissimo, combatte tutte le guerre possibili e soprattutto combatte un'infinità di guerre, una cosa incredibile. È considerata una delle migliori lame di Francia. E tutti dicono che poi ha una lingua affilata quanto la spada, quindi questo suo continuo, come dire, il ridere, monteggiare il prossimo, gli crea ancora più problemi e ancora più duelli. Finché, voglio dire, in età molto giovane, a soli 27 anni, deve sposare la spada perché è afflitto dal mal francese, la sifilide, il morbo rifranco, come si chiama allora. Per cui non c'era cura, la cura dell'antibiotico, allora chiaramente non ce ne avevano. E quindi lui, fiaccato nel fisico, posa la spada e prende la penna e comincia con lo stesso vigore con cui si occupava di duello, si comincia a occupare di letteratura. Per esempio scrive le Mandarinades, che sono una serie di invettive e di intuiti, diciamo, mette così, però mette elegantemente inverti contro il potentissimo cardinale Mandarino. E quindi si mette nella serie degli scontri che poi passano alla storia della politica francese come la fronda. In quel periodo, poco prima di morire, perché poi morirà giovanissimo per la Sicilia, non muore per la Sicilia, ma solo per le conseguenze, se non sbaglio cade da una trave, qualcosa del genere, ma insomma stava molto male chiaramente nel fisico, scrive due opere satiriche, che sono Gli Stati e gli Imperi della Luna e Gli Stati e gli Imperi del Cuore. Anche qui sono due opere estremamente satiriche, cui lui, mettendosi alla cintura delle ampolle piene di bugiarda che va, lo trasportano sulla luna. Ma è una come dire, è una luna di fantasia, è una luna erotica, è una luna in cui gli osti, il vino nelle taverne viene pagato con la poesia. Tot litri, tot versi devi scrivere per pagare. Oppure, non lo so, un solo colpo di archibugio fa cadere un intero stormo di uccelli. È un'opera, diciamo, non tra le più importanti, ma sicuramente un'opera gradevole, divertente. Pochissimo tempo dopo nasce un altro autore che è possibile ancora più strano di Cyrano, cioè questo signore, si chiama Jonathan Swift, che si presenta al mondo letterario inglese con un pamphlet intitolato Una modesta proposta, in cui suggerisce, per risolvere i problemi, lui è irlandese, per risolvere qualunque problema, di ingrassare i bambini ricchi irlandesi e darli da mangiare ai ricchi proprietari terrieri inglesi. Chiaramente è una provocazione, non è una provocazione politica, perché lui non vedeva di buon occhio questo predominio degli inglesi, no? Ma soprattutto, a parte questo pamphlet così è molto divertente, in cui ci sono anche le ricette su come cucinare meglio i bambini irlandesi per renderli più gustosi, perché sono coriacei gli irlandesi, allora manca più di cucinare, ci vogliono gli aromi più. Ma soprattutto è l'inventore di quel romanzo straordinario che sono gli Arti di Gulliver, in cui Gulliver, questo signore inglese, Lemuele Gulliver, parte dall'Inghilterra e via diversi mondi, cioè il mondo di Lilliput, da cui viene il nostro termine lillipuziano, ne sono uno dei lillipuziani, perché è piccolino, no? Viene da questo romanzo di Gulliver, in cui lui è il gigante e loro sono i nani. Poi va invece nella terra di, la leggo perché è uno scioglilingua, Brodignagnang, in cui invece lui è piccolo e loro sono giganti. Poi va nella terra di Laputa, dove gli scienziati sono tutti matematici, musicisti, si dedicano a cose bellissime,
ma non sono in grado poi di tradurre queste scoperte in cose pratiche che funzionino. E poi, per finire, nell'isola di Lugnano, dove ci sono i cavalli di Pericolo. Terminate queste avventure alla fine del suo libro, Cyrano torna in Inghilterra, ma rimane talmente provato da questo viaggio che per molto tempo non si potrà avvicinare agli esseri umani, non sopporta l'odore degli esseri umani, non potrà, non permette neanche alla moglie di mangiare con lui. L'unico cosa che gli dà conforto è andare nella stalla, sentire l'odore della stalla, perché gli importa quella dei cavalli. È un'opera chiaramente di grandissimo pessimismo, al di là dell'ironia, anche della simpatia che, come dire, permea le pagine del Gallo, invece è un'opera dove c'è una grandissima sfiducia nei confronti dell'uomo e della sua capacità di migliorare, di rendersi meglio di tutti. Un'opera estremamente amara, che credo che, come dire, rispetti perfettamente quella che era la visione purtroppo dell'umanità che non era una visione molto ottimistica. Io mi sono permesso di ricopiare, di leggere, credo un testo di una canzone che si chiama proprio Gulliver, che è di Puccini, che rende perfettamente lo spirito di questo romanzo. Io chiaramente per vostra incolumità non la canto, mi invito a leggere il testo. Ringraziatemi. Nelle lunghe ore di un'attività di ieri, che solo a certa età può regalare, Lemuele Gulliver tornava coi gonfieri ai tempi in cui correva per il mare e, sorridendo come sa sorridere soltanto chi non ha più paura del domani, parlava con i nipoti che ascoltavano l'incanto di spiagge odori di giganti animali, scienziati ed equipaggi e di cavalli sacri, riempiendo il cielo inglese di lati. Ma se i desideri sono solo nostalgia o malinconia di innumere altre vite, nei vecchi amici che incontrava per la via, in quelle loro anime smarrite, sentiva la balbuzia intellettuale, la fatica di chi gli domandava per capire, poi confondendo i viaggi con la loro parodia, i sogni con l'azione del partire, di tutte le due vite vagabondate al sole, restavano solo voci in parole. Poi dopo, ripensando a quell'incedere incalzante dei viaggi persi nella sua memoria, intuiva con la mente disattenta del gigante il senso grossolano della storia. E nelle tradizioni antiche del progetto umano, e nel mondo suo, illusorio e limitato, sentiva la crudele solitudine dell'umano, in un universo quasi esagerato. Due facce di medaglia che gli urlavano in mente, da tempo e non, non si impara. Io credo che sia un testo bellissimo, letteralmente, come solo Francesco Guccini è capace, che rende proprio il senso di vuoto che voi afferrate nell'anno del novello d'Oliver, arrivato alla fine di questo punto. Io ho vissuto tutte queste avventure emozionali, fantastiche, stupende, quello che gli rimane. Ed è molto, 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 è una sensazione fastidiosa di quest'opera, arrivare a questa conclusione. Vediamo adesso quello che è l'ultimo degli autori fantastici, che è quasi un contemporaneo, perché insomma nasce nell'Ottocento ma muore poi nella prima metà del Novecento. Questo signore si chiama Edgar Rice Burroughs ed è l'inventore di un personaggio che conoscete tutti, è l'inventore di Tarzan, il titolo di Tarzan, il titolo di Ulibu, credo che 28-29 romanzi sul titolo di Tarzan. Ma noi non lo ricordiamo per il titolo di Tarzan, insomma con la fantascienza non ha molto a che vedere, ma lo ricordiamo per un altro ciclo, che è il ciclo di John Carter di Marte. Forse il primo ciclo fantascientifico vero della storia della letteratura. Questo John Carter è un ex ufficiale comunista che, finita la guerra di secessione, dà alla ricerca dell'oro e mentre sta cercando dell'oro viene inseguito da una tribù di Bellerotta, si rifugia in una caverna, in quella caverna perde i tempi e viene trasportato sul pianeta Marte, dove vivrà una serie infinita di avventure, sono credo anche qui 11 romanzi più una serie di racconti, in cui lui è un grande guerriero, un grande eroe, perché vedete come piano piano il piano del fantastico si sposta e comincia ad affacciarsi un po' di più.
Perché Marte è un pianeta più piccolo del nostro, con una gravità minore, quindi lui ha una forza planetaria, combatte tutta una serie di sconfitti. A proposito del discorso dell'assenza che si è fatta, ritornando un attimo indietro agli altri di Gulliver, nel suo romanzo, scopre i capelli di Marte. I capelli di Marte non si conoscevano al tempo di Donato Cristo, ma lui scrive che gli scienziati da puta, quei matematici, astronomi fantastici che poi non sapevano neanche che erano lampadine, hanno pure scoperto due stelle minori o satelliti che girano intorno a Marte, dei quali il più vicino gli sta al centro del pianeta esattamente 3 volte il suo diametro e il più lontano 5. Il primo compie il suo giro in 10 ore e il secondo in 21 minuti. La durata è grossolanamente sbagliata, ma insomma non potevamo pretendere che azzeccasse pure quella, però viene considerato uno dei più mirabili esempi di come la natura può imitare. Vi sarete accorti che mancano nei fantastici, abbiamo finito quelli che sono gli autori fantastici, ne mancano due, come dire. Per motivi che sono tanto simili a quelli della Luna, sono vabbè, enormi, non si possono ridurre a un incontro di un'ora e mezza dovendo stare a Luna. Ma anche per una mia scelta personale, se volendo girare più anche a tornare qualcosa, ma io considero il Don Quixote, non lo considero un'opera di fantasia, di esplorazione del mondo, ma di esplorazione di se stessi. È un viaggio fondamentalmente dentro te, anche se nella Spagna espansa dalla follia di Don Chisciotto, dalla fantasia di Don Chisciotto, dalla volontà di Don Chisciotto, a seconda del piano di lettura che vogliamo scegliere. Ma è un viaggio dentro di sé, dentro il proprio sé. È un viaggio del rapporto tra la sanità e la follia. Sono aspetti anche fantascientifici, ma sono aspetti di ogni letteratura che meritano un discorso a parte. Per quanto riguarda Tolkien, vale un po' la stessa cosa che abbiamo detto nella Divina Commedia. È vero che Tolkien crea un mondo di fantasia totale, ma non è tutta per nel suo sacco. Chiaramente attinge molto ai miti nordici, ai miti norreni, ai miti normanni. Quindi non è, ecco, nel suo caso non c'è neanche la scienza, è solo fantasy, quindi sono opere che ho preferito trascurare perché c'è tanto da dire su tanti altri autori che francamente avremmo perso tempo e non saremmo neanche riusciti a distinguerlo bene, insomma, a capire bene il momento. Veniamo invece a quelli che sono gli allegorici, cioè gli autori che parlano dei mondi di fantascienza o di fantasia, ma con altro. Il primo di tutti è sicuramente Platone. Platone perché in due dialoghi, che sono il Tineo e il Critico, che sono l'incontro di Socrate con dei politici, quindi un dialogo tra queste persone, racconta di una civiltà antichissima, almeno 9.000 anni prima. Lui parla al tempo di Colone, quindi circa 9.000 anni, 9.000 avanti Cristo come periodo, che ovviamente dal tuo punto di vista, in cui, al di là delle colonne d'Ercole, in cui c'era una civiltà incredibile, estremamente sviluppata, estremamente avanzata, che in una notte sola viene distrutta, viene cancellata completamente da un terremoto, da un'inondazione. E questo forse è il mito più famoso di Platone. Così famoso che ci sono, non so se definirlo, gli imbecilli o dei truffatori, che lo prendono sul serio, ancora continuiamo a vedere ogni tanto in televisione il programma dove troveremo Atlantide, la ricerca di Atlantide. È un mito, come tutti i miti di Platone, come il mito della Caverna, sono delle invenzioni che Platone usava, mettendo in bocca a Socrate per una questione di praticità. E per spiegare
nella fattispecie, nel caso di Atlantide, per spiegare la propria visione nel modello politico. È, come dire, è una parabola con cui lui spiega la Repubblica, che è un'altra sua opera famosa, in cui lui dice che paragona l'Atlantide vecchia all'Atene vecchia, in cui tutto era morale, tutto si rispettava legge, eccetera, l'Atlantide che perde il senno, che non rispetta più le leggi, che fa torto ai dei, viene distrutta, e la nuova Atene, che è corrotta, che non va bene, rischia di fare la stessa fine. È un'opera morire, non esiste Atlantide, non c'è, tra l'altro, neanche spazio nella carta geografica su dove metterla, no? Questa gigantesca isola, non c'è il posto nelle zolle, nelle varie zolle della deriva dei continenti, non c'è il posto dove metterla questa isola, quindi non c'è, è un'invenzione di fantasia, è un'invenzione totale che, a cui, come dire, Platone ricorre spesso nelle sue opere, però viene purtroppo, voglio dire, assolutamente presa sul serio. Viene, anche dopo, autori anche importanti che ci credono, o comunque, come vedremo, un certo Francis Bacon reiterà la stessa. Un altro importante, diciamo, tra gli ascali è questo qui. Questo signore, Thomas More, in italiano viene poi latinizzato in Tommaso Moro, che è un grande giurista, filosofo inglese, che ha avuto la disgrazia di essere il cancelliere di Enrico VIII. Quando Enrico VIII, volendo se ricorderete, chi non la ricorda lo riassumiamo velocemente, siccome vuole cambiare moglie, vuole sposare la signora Anna Bolena, e pavano gli altri per mezzo che il divorzio non è previsto, e scrive una cosa che si chiama atto di supremazia, in cui si autonomina capo della Chiesa inglese, che da quel momento in poi verrà chiamata Chiesa anglicana. Thomas More però è fortemente papista, come direbbero gli inglesi, si rifiuta di accettare quest'atto di supremazia, e come capo viene imprigionato, processato per alto tradimento, e viene messo a morte il 6 luglio 1535, arrivando al patibolo. Il racconto è questo: si inginocchia per la recita del miserere, poi si rialza in piedi. Quando il boia gli si avvicina, lui lo bacia, gli mette in mano una moneta d'oro, gli dice: tu mi rendi oggi il più grande servizio che un mortale mi possa rendere. Solo stai attento che il mio collo è corto, vedi di non sbagliare il collo. Poi si corica, si mette sul ceppo, e come ha, qui non si vede, poi aveva una barbetta che stava di lato, fa: no, no, un momento, mi mette la barba a posto, fa: la mia barba, almeno lei non ha commesso alcun tradimento, non deve essere tagliata. Oltre all'attività di governo, poi è stato nominato, tra l'altro è uno che è diventato poi contemporaneamente martire della Chiesa cattolica e anche della Chiesa anglicana, perché insomma gli anglicani sono forse un po' pentiti di questa decapitazione alquanto frettolosa. La sua opera più famosa è il Libellus Vere Amoris, Nec Minus Salutaris, Quam Festivus De Optimus Rei Publica Statu, Deque Nova Insula Utopia. Per brevità, noi ci riferiamo a quest'opera come l'Utopia di Tommaso Moro. Noi ci metteremo ogni volta 6 anni per leggere. L'Utopia di Tommaso Moro è una delle opere più importanti, io credo, della filosofia moderna, diciamo. Intanto perché nasce da un gioco di parole. Lui, che è un profondo conoscitore delle lingue classiche, la parola utopia non esiste, la inventa lui, tuttora noi la usiamo per dire una cosa che non è possibile, una cosa che è assolutamente irrealizzata, ma nasce dal gioco di parole di due parole greche, che sono l'outopeia, il non luogo, il luogo che non esiste, e l'eutopeia, che è il luogo felice. Quindi l'utopia è questo luogo felice che non esiste.
ed è, come dire, una trasposizione un pochettino dell'Inghilterra che da lui. Ci sono 54 città esattamente quante erano le contee inglesi, però con alcune profonde differenze. Uno dei marxisti della storia per qualche verso. Perché tutti i beni sono in comune, non c'è la proprietà privata, e così i contratti sociali sono aboliti. Tutti sono obbligati a lavorare 6 ore al giorno per la comunità, quindi producono tutti i beni necessari, però poi tutto è di tutti, non c'è una. Il resto del tempo deve essere dedicato allo studio, alla musica, allo studio della natura, allo studio delle opere letterarie. Insomma, è appunto il titolo la dice. Un altro che viene dopo di lui, che più o meno dice le stesse cose, anche lui una vita un po' contrastata, è questo signore, Giovanni Domenico Campanella, detto Tommaso, che è un altro teologo italiano che scrive La città del sole. La città del sole in realtà è molto simile, non entriamo, è molto simile per certi aspetti, anche se è molto più sviluppata la parte teologica. Molto simile all'utopia di Tommaso. Anche Campanella ha una vita disgraziata, che viene accusato più volte di eresia. A un certo punto verrà addirittura lui fuggì da questa accusa, si finge pazzo, e per essere sicuri che non sia pazzo lo torturano per 40 ore consecutive per fargli ammettere che sta pazzo. Lui tiene duro e si fa 27 anni in galera. Poi, diciamo, sulla fine della vita viene carcerato e ripara in Francia sotto la protezione del cardinale. La tua città del sole è però, come dire, una città più religiosa rispetto a quella di Tommaso. Lo vedremo perché ci sono tre, appunto, queste città, poi quella, la terza, la Nuova Atlantide, Francis Bacon, che sono simili ma allo stesso tempo dissimili. Thomas More, i governanti sono politici. Con Campanella, i governanti sono i sacerdoti, i teologi. Il capo di tutti è un re sacerdote che si chiama Metafisico, che è volto al culto del rettore, da qui la città del sole, e si avvale i tre assistenti che rappresentano le tre cose importanti, che sono la potenza, la sapienza e l'amore. Anche qui c'è la comunione dei beni, dirò di più, c'è anche la comunione delle donne, quindi, insomma, addirittura andiamo verso l'amore libero. Chiaramente, poi uno così tra 500 e 600 i problemi con l'Inquisizione, insomma, non ci dobbiamo meravigliare. Il terzo, invece, di questa triade di inventori di società nuove, è quest'altro signore, filosofo, giurista, politico inglese, che è Francis Bacon, Francesco Bacone, che anche lui inventa un'isola, una città, una società completamente nuova, e la chiama la Nuova Atlantide, come richiamo a quella di Platone, che lui non amava particolarmente. Per darvi l'idea dell'impostazione che invece usa Francis Bacon, è la sua frase più famosa, è tantum possum quantum scientium, tanto possiamo quanto sappiamo, sapere e potere, insomma, in qualche maniera. Infatti, nella sua Nuova Atlantide, i capi sono gli scienziati, non sono i sacerdoti, i politici. Questa isola ideale, che si chiama Ben Kalem, è governata dagli scienziati. In cui si sperimentano tutte le cose della natura, si fanno una serie di esperimenti per cercare le verità, per cercare i principi secondo cui la natura esiste. Ecco, della Tria, diciamo, è la più moderna delle visioni. Francis Bacon è considerato, appunto, uno dei filosofi più importanti per lo sviluppo, come dire, della ragione nella filosofia rispetto alla teoria. Che abbiamo anche la comuna sonora. Abbiamo una signora che non ha più Twitter.
l'ultimo dei degli allegorici che abbiamo oggi è un signore molto famoso, più che altro come astronomo, si chiama Giovanni Kepler, quello delle leggi di Kepler, dell'astronomia, che da giovane scrisse un'opera che poi venne pubblicata solo dopo la morte, che si chiama Somnium, sogno lunare, in cui lui immagina la Terra vista dalla Luna e attribuisce alla Luna tutta una serie di cose che poi sono principalmente calcoli matematici. Tant'è vero che arrivati non la pubblicò mai, perché continuava ad aggiungere delle postille per spiegare i calcoli, e alla fine le postille di spiegazione diventarono più grandi dell'opera. Quindi l'opera non venne mai pubblicata, venne pubblicata dopo. Però ecco, in questo caso non è un'opera per dimostrare un'idea filosofica o politica, ma per dimostrare invece un'idea scientifica, quello del sistema copernicano, cioè il fatto che il Sole fosse al centro del sistema solare. Come autori abbiamo finito. Io mi sono permesso oggi però di portare un piccolissimo racconto, come vedete, un racconto di meno di una pagina, di uno dei più grandi autori della fantascienza classica del periodo d'oro, che si chiama Frederick Brown. Il racconto si chiama sempre Sentinella, e vorrei leggerlo intanto perché dà il senso della capacità che ha la fantascienza di spiegare la mia persona, e un po' perché mi pare che siamo in tema con quello che stiamo vivendo in questi giorni. Era bagnato fradicio e coperto di fango, e aveva fame e freddo. Era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra, e la gravità, doppia di quella a cui era abituato, faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia di anni, quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli della stazione, con le loro astronavi tirate al lucido e le loro superarmi, ma quando si arrivò al dunque, toccava ancora al soldato di terra, alla fanteria, a prendere posizione a terra, col sangue, palmo a palmo, come questo fottuto pianeta di una stella mai sentita nominare finché non se lo avevano sbarcato. E adesso era solo patro perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la difficile e lenta colonizzazione di qualche migliaio di pianeti. Ed era stata la guerra, subito. Il pianeta bisognava combattere coi denti e le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango, e aveva fame e freddo. E il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi, e ogni avamposto era vitale. Stava allerta, con il fucile pronto. Lontano, 50 anni luce da casa, dalla patria, a combattere su un mondo straniero, a chiedersi se l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui, prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, se non abbiamo. Le due gambe, quella pelle era di un bianco nauseante e senza squalo. Ecco, questa è la fantascienza. La possibilità di vedere la cosa da un punto di vista completamente diverso. Il nemico di questo signore siamo noi. L'alieno, il mostro di questo signore siamo noi. Questo è un tipo di artificio, di gioco, che solo la fantascienza può permettere. Non te lo può permettere nessun altro genere letterario. Questo è considerato, infatti, raccontino piccolissimo che ha vinto un mare di premi al suo tempo, che risale ai tempi, credo che sia se non della fine degli anni 40, dei primissimi anni 50. È considerato proprio il manifesto di quello che la fantasia.
quarta parte della bibliografia e basta. E spero di non avervi annoiato, spero di non avervi fatto. Ciao Memi. Ciao. Mi sa che siamo rimaste solo noi e hanno interrotto il collegamento. Ma non lo so, ogni tanto se partiva. Ma ora secondo me l'hanno proprio chiuso. Hanno può essere fatto. Perché ha finito. Ha finito e non si vede più nessun altro. No, infatti. Ok, come stai? Bene, bene, tu? Bene, pure io. I bambini li ho visti, no, Lara non l'ho vista, ho visto Giovannino. Giovanni è stato un pochino, ma no, lui pensava che fosse su Guerre Stellari. Quando vabbè, certo. Dovrò dedicare una puntata solo su Guerre, Stellari. Mi ha detto, ma inizia dal primo film, papà. Era proprio convinto. Sì. Fa tutti. Sì, sì, l'intero ciclo. Va bene. Va bene. Facciami i bambini, sai, salutami Alessio. Ok, grazie. Ciao. 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 Ciao.